Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Oggi super ricetta della tradizione della mia terra e non solo, credo, perché questa tradizione ci sia in moltissime regioni dell'Italia. Andremo a fare il pane di San Giuseppe. Questa dovrebbe somigliare alla faccia di San Giuseppe. Poi ho fatto la forma del cuore di Maria con le roselline e il bastone. In realtà proprio questi, eppure il cuore, sono in formato più grande, ma io ovviamente non è che posso fare 10 kg di pane perché non mi servirebbero. Questo pane è un pane fatto di farina di semola, di rimacina, di grano duro, ed è un pane a pasta dura. Si prepara proprio in questo periodo, nel periodo che va il 19 marzo per la festa di San Giuseppe o festa del papà. Il patrono del mio paese di origine, quindi di Ragusa, è proprio San Giuseppe, e questo pane veniva realizzato in antichità e ancora oggi, tutt'oggi, in onore di San Giuseppe, quando si facevano le tavolate di San Giuseppe, o si facevano, da noi si chiamano pure i virginetti, dove si andava a preparare molti giorni prima della festa questo banchetto immenso di tutte le prelibatezze che esistono, che potete immaginare, dalla frittata al pane ai dolci, la qualsiasi cosa veramente, per andare a dare un omaggio al nostro San Giuseppe, perché San Giuseppe è un santo pieno di grazia, e quando San Giuseppe faceva una grazia, magari prima le persone andavano in guerra e quindi le mogli chiedevano di fare tornare il marito sano e salvo, oppure ad una malattia, si chiedeva la grazia a San Giuseppe, e quando San Giuseppe ce la concedeva si andava a fare questa tavolata di San Giuseppe. Questo banchetto si andava ad offrire alle persone più bisognose e si andavano a dare da mangiare a Gesù, Giuseppe e Maria, che sono, prendevano tre bambini magari più bisognosi e si andavano a fare mangiare, e poi tutto il resto si divideva. Si facevano pure delle forme di cucidato che si davano ai virginetti, che erano 12 bambini. Aspettavamo con ansia tutti di fare la virginetta. Io l'ho fatto una volta, perché c'era anche chi non faceva le tavolate ma faceva i virginetti, e poi dava questo cucidato di pane, di questo tipo di pane, insieme al finocchio e delle arance, e si davano a queste virginette, che erano 12 bambini, se non mi ricordo male. In realtà questo pane viene fatto con i semi di papavero, io non ce l'ho a casa, l'ho fatto con i semi di sesamo, però ve lo sto dicendo e quindi lo farete. Ma vediamo subito come si va a realizzare questo pane. Per realizzare il nostro pane di San Giuseppe avremo bisogno di 1 kg di farina di semola di rimacina di grano duro, 530 ml di acqua a temperatura ambiente, 10-15 g di lievito a seconda del tempo che avete, ragazzi. Il lievito, se avete molto tempo, lo potete sempre ridurre. 50 ml di olio da vergine d'oliva, un cucchiaino di zucchero, del sale 25 g. In più avremo bisogno, se vogliamo, per le decorazioni, dei chiodi di garofano. In realtà gli antichi lo utilizzavano anche lo strutto, noi andiamo con l'olio d'oliva. Quindi quello che dobbiamo fare è andare a mettere l'acqua nella ciotola della nostra planetaria, oppure impastate a mano a seconda della voglia che avete. A sciogliere il lievito, l'acqua a temperatura ambiente, mi raccomando, è importante, e lo zucchero. Andiamo a sciogliere il nostro lievito nell'acqua, poi andiamo ad aggiungere tutta la farina e lasciamo impastare molto lentamente per i primi minuti, il tempo che la farina si idrati piano piano. Dopodiché andremo ad aumentare la velocità a 2 per dare più forza all'impasto. Andiamo con la farina. Mettiamo anche l'olio e lasciamo impastare. Dopo 4-5 minuti andiamo ad aggiungere il sale. Vedete com'è l'impasto? Quando si faceva questa operazione, mi ricordo che le vecchiette, le massaie di una volta, andavano a dire una preghiera. Ed era, c'era, siccome si impastava a mano e si impastavano tantissime grosse quantità di pane nella maidra, poi si trasferivano sul tavolo e avevano questo bastone di legno attaccato alla punta del tavolo e facevano una preghiera andando a scanare l'impasto. E si diceva, ad ogni scanata si diceva, l'angelo passa e Arazia ci lascia.
poi si girava, l'angelo passava e Arazia ci lassava. E così questo si ripeteva 3 volte ed era una preghiera che si recitava per questo pane sempre. È una cosa antica della mia tradizione e a me le tradizioni piacciono ricordarmele. Adesso andiamolo a coprire e lo lasciamo riposare un attimino, un 20 minuti, il tempo che si rilassa un po' l'impasto, così lo possiamo lavorare meglio. Quindi andiamo a prendere, ad aprire il nostro pane, che si è rilassato come potete notare, e andiamo a fare le nostre forme. Quindi andiamo a prendere un pezzo, ovviamente io lo farò piccolo, guardate come si deve presentare l'impasto di dentro. L'altro lo andremo a coprire. Per prima cosa andiamo a formare una palla e andiamo ad appiattire. E formiamo una forma ovale in questo modo. Questo qua lo vado a tagliare in due. Vado a formare un cordoncino. Prendiamo la nostra faccia e andiamo a tagliare di qua. Appiattite in questo modo. Andate a girare un pochettino. Qui andate a premere per formare gli occhi. Andate a appiattire anche questo. Andiamo a mettere qua. Andate a prendere una ciotolina con dell'acqua, andate a bagnare i bordi da un lato all'altro, così che le andrete ad unire, e andate con il dito così a girare. Andate a fare la stessa operazione dall'altro lato, poi con l'aiuto di una forbice andate a formare la barbetta. Andiamo a mettere 2 chiodi di garofano all'interno degli occhi e andiamo a mettere l'altro strato di capelli. Facciamo la stessa operazione di prima, attaccandola poi con l'acqua. Con l'aiuto di una forbicina andiamo a pizzicare anche la fronte dove ci saranno i capelli, in questo modo come sto facendo io. Andiamo a premere un pochettino qua per andare a formare il nasino e andiamo a fare. Andiamo a incidere anche la bocca con l'aiuto di un coltello e con la forbicina andiamo a fare anche i baffetti, tutti attorno alla bocca, e andiamo a rifinire in questo modo. Poi anche qui nei capelli andremo a fare dei piccoli spuntoni. E questa è la testa di San Giuseppe. La mettiamo qua sopra, copriamo, andiamo a prendere l'altro impasto, mandiamolo un po' perché si è asciugato, è facile che si asciuga perché poco idratato. Andiamo a formare un rotolino e che poi appiattiremo con il mattarello per andare a formare il bastone di San Giuseppe. Quindi adesso dobbiamo andare a decorare il nostro bastone. Faremo dei cordoncini aiutandoci con la rotellina dentellata, dei solchetti sul nostro bastone e anche dei fiori che vi mostrerò come fare. Quindi andiamo a prendere una pallina di impasto, l'andiamo ad appiattire e poi con l'aiuto della forbice andiamo a fare dei taglietti così come state vedendo fare a me. E poi in mezzo a questi taglietti con l'aiuto della forbicina andiamo a praticare dei taglietti più piccoli. Ci bagniamo le mani e andiamo a unire le estremità in questo modo come sto facendo io, in modo da andare a formare dei petali. E abbiamo formato il nostro primo fiore che andiamo a mettere sul bastone, ma prima sempre bagniamo un pochettino l'impasto così si appiccichi insieme. Vado a prendere un'altra pallina piccolina di impasto, vado a fare il centro del mio fiore e poi lo vado a fissare anche con il seme di garofano. Con l'aiuto di una forbice vado a praticare 2 tagli
alla fine del bastone e vado a formare come per i capelli dei piccoli cerchietti in questo modo, rotolini, chiamatele come volete. Mettiamoci il bastone da parte, andiamo a prendere un altro pezzo di impasto che andremo ad appiattire con un mattarello e poi con l'aiuto di un tappo da bottiglio o con un tool di sac à poche andiamo a formare dei cerchietti in questo modo che andremo ad appiattire un pochettino e poi andremo a formare la nostra rosa. Ogni volta bagnatevi il ditino per appiccicarle una all'altra, in questo modo come si fa praticamente per la pasta di zucchero. Andate a mettere uno sopra l'altro i petoli e la vostra rosa è pronta. Fate così per tutti e avrete le decorazioni pronte. Vado a formare anche due cordoncini piccolini, li vado ad arrotolare su se stessi e vado a mettere un cordoncino anche alla fine quasi del mio bastone. Vado a formare delle roselline anche più piccole in questo modo, facendo basterà fare dei cerchietti e coppare dei cerchietti con una superficie più piccolina e proseguirò così fino a quando non sarò soddisfatta della decorazione del mio bastone. E questa è il bastone, io l'ho fatto semplice, ragazzi, voi fatelo come volete. Andiamo a prendere un altro pezzo di impasto, lo andiamo ad appiattire, andiamo a formare la forma del nostro cuoricino, il cuoricino di Maria. Esiste anche la forma del cuscino di Maria e comunque poi andremo a decorarlo come più preferiamo. Proseguiamo a fare delle rose, dei fiori, quello che a noi piace di più. Potete decidere di formare delle roselline, dei fiorellini anche andando a tagliare delle striscioline di pasta con il tagliapasta dentellato e andatela ad arrotolare su se stesse in questo modo. In questo modo, premendolo poi dal fondo, andrete a formare dei piccoli fiori. Se volete potete dare un po' più di movimento, andate a formare delle piccole lineette sul cuoricino con l'aiuto di un coltello, in questo modo facendo una leggera pressione. E adesso vado a tagliare in questo modo gli angoli del mio cuoricino, dopo aver formato le mie rose, i miei fori, le mie foglie. Potete fare qualsiasi forma. Le foglie praticamente andate ad appuntire, a prendere un pezzettino di impasto, appiattitelo e fate la forma di foglia, non è così difficile. Ovviamente andate a bagnare ogni volta che appiccicate un fiore, una foglia, qualsiasi cosa, andate a bagnare con l'acqua e se avete i semi di garofano andate a fissare con i semi di garofano. Ovviamente potete mangiare comunque del pane di San Giuseppe andando a fare delle forme normali. In questo caso ho fatto una pagnottella, sto incidendo con l'aiuto di un coltello tagliente prima da un lato e poi dall'altro lato in modo da formare una sorta di scacchiere in questo modo. E poi lo metto anche sulla placca da forno o potete fare una forma allungata, quello che più preferite. Ed ecco qui il nostro pane di San Giuseppe pronto per andare a lievitare. Io l'ho messo sulla placca da forno, ma lo potete mettere su delle tovaglie. Se avete il forno a legna, utilizzate il forno a legna, che diventerà ancora più buono. Io non ce l'ho, spero di averlo presto. E questo è quello che ho saputo fare io. Ovviamente ragazzi non siamo le massaie di una volta che erano bravissime, lo lasciamo lievitare così coperto con un canovaccio e ci vediamo tra poco. E dopo che vedremo che il nostro pane sia ben lievitato andiamolo a spennellare con un uovo, questo ci aiuterà a renderlo bello lucido. Andate a cospargere con dei semini di semi di papavero, io non ce l'ho e uso il sesamo purtroppo come ben sapete, ma il papavero ci sta benissimo. E questo è quanto. E andiamo a mettere il nostro pane in forno alla temperatura più alta. Io lo metto a 240 gradi forno.
statico nel ripiano più basso del forno. Il pane deve risultare bello cotto e quando lo andate a battere deve risultare un rumore vuoto. È appena terminata la live in cui vi dicevo, ragazzi, di rimanere a casa. Quindi adesso io vado ad assaggiare il mio pane, che è buonissimo. Come dicevamo con Alfredo, in realtà va messa la paparina, ma qui in Germania è difficilissima da trovare, non l'ho mai trovata. Infatti ogni volta me la salgo da giù. Queste sono le nostre forme. Il pane sarà pronto. Questa è la faccia di San Giuseppe. Quando sentirete il vuoto, non è pesante. Questo è il bastone. E il cuoricino di Maria con le roselline. Vedete? E anche la prova assaggio l'avete vista? Io spero ancora che questa video ricetta vi sia utile, specialmente alle persone che come me vivono all'estero e vogliono rifare il pane di San Giuseppe. Questo pane veniva benedetto il giorno di San Giuseppe, non ce lo dimentichiamo, quindi era un pane veramente benedetto. E molte donne prendevano, dopo che si faceva l'altare, prendevano un pezzetto di pane e lo mettevano in dispensa, e se il pane si manteneva anche per l'anno dopo, significava che San Giuseppe voleva un altro altare. Altrimenti, siamo a fila, San Giuseppe non avrebbe voluto più altare. Un altro particolare che mi ricordo di questi altari è che si faceva la veglia la notte e si aspettava con ansia la mattina dopo per andare a vedere se nella saliera o nella ciotolina del pepe c'erano i pizzichi di San Giuseppe. Significava che San Giuseppe era passato a dare la benedizione. Ed era una cosa veramente che aspettavamo la mattina tutti con ansia, a pizzulata. Andavamo a guardare nel sale e nel pepe se c'era questa pizzulata di San Giuseppe. Sono dei ricordi veramente che porto nel cuore e credo che le tradizioni debbano essere tramandate e fatele ricordare anche ai vostri figli e ai vostri nipoti, raccontate le storie di quando eravamo piccolini. Io non sono grande, però è una cosa a cui tengo. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta e alla prossima video ricetta della cucina del cuore. Ciao e buon San Giuseppe a tutti!